Buongiorno a tutti, siamo qui al Sana di Bologna con Roy Virgilio, autore del nostro libro Biocarburanti, e vorremmo fare un aggiornamento su questo argomento. I biocarburanti hanno avuto una grossa visibilità come interesse, insomma, e nel tempo questo interesse è stato andato un po' scemando, però rimangono un argomento molto importante. E nel tempo ci sono state anche delle importanti novità. Ci fai un po' uno stato dell'arte dei biocarburanti e di come possiamo accedere a questa possibilità? Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'intervista. Sì, diciamo che qualche anno fa c'è stato un grosso boom, soprattutto a livello mediatico, dei biocarburanti, prima come risorsa molto positiva diciamo contro l'utilizzo esclusivo dei combustibili fossili, quindi utilizzando direttamente nei nostri veicoli in percentuale o anche totalmente soprattutto il biodiesel al posto del diesel. Poi a un certo punto è venuta fuori questa novità positiva, si è iniziato a parlare di biocarburanti coltivati dall'olio di palma, monocolture intensive che quindi avevano un effetto negativo più che positivo sull'ambiente. E oggi è calato un po' il silenzio, perché dalla parte ufficiale di biocarburanti se ne parla davvero poco o nulla, e anche a livello mediatico è scesa tutta la linfa vitale legata all'impatto positivo ambientale, perché è stata assopita proprio da queste comunicazioni negative. E invece, tutto sommato, il mondo dei biocarburanti non è assolutamente morto, sono e rimangono una potenziale soluzione comunque positiva alla riduzione soprattutto dell'utilizzo di combustibili fossili nei veicoli. E una delle novità un po' in sordina che galleggia nell'aria da qualche anno ma che ancora non è riuscita a prendere il sopravvento è la produzione di biocarburanti dalle microalghe. Questa produzione qui è invece molto importante, perché ha delle potenzialità veramente molto elevate, e degli studi sono stati fatti anche proprio qui in Italia dall'Università di Firenze, perché le microalghe appunto non richiedono un'eventuale devastazione o utilizzo comunque di terreni dediti all'agricoltura o altri utilizzi che già si fanno, ma possono essere prodotti in ambiente acquatico, anche addirittura nel mare, con delle selezioni di alghe ad alto contenuto oleico. Perché non si utilizzano ancora? Un po' perché stanno finendo gli studi proprio di selezione delle alghe giuste, e poi perché diciamo attualmente è ancora un pochino costoso il procedimento di estrazione dell'olio da queste alghe. Però anche qui ci sono delle novità, in quanto si stanno cercando di raggruppare in un'unica lavorazione più fasi che ora sono fatte successivamente, quindi con costi più elevati. E se questa soluzione andrà a buon fine, sicuramente inizieremo a vedere dei biocarburanti veramente ecologici. E le quantità di produzione realizzabili sono molto significative, quindi non parliamo solo di una piccola percentuale in sostituzione ai combustibili fossili, ma anche proprio di una sostituzione anche totale, ma comunque anche arriviamo anche al 50%, io sarei già anche molto soddisfatto. E su questo magari poi ci aggiorniamo anche sulla rivista di Terra Nuova. Senti, un'ulteriore domanda. Nel tuo libro parli anche di come autoprodurre, no, i biocarburanti. Cioè, ovviamente la diffusione dei biocarburanti è sia su larga scala, dove magari integra i combustibili convenzionali, oppure sostituisce addirittura forse, e in parte può essere autoprodotta. Ecco, come si declinano queste due possibilità al momento? Sì, allora, diciamo che l'autoproduzione proprio da zero è un po' difficile, nel senso che appunto bisognerebbe coltivarli. E questo, vabbè, non tutti ovviamente, anzi quasi nessuno se lo può permettere. Però al di là di questo si può utilizzare sicuramente, sia a livello ambientale che anche poi di utilizzo molto positivo, gli utilizzi di scarto delle friggitrici, ad esempio. Quindi a livello industriale ci sono già tutta una serie di raccolta, sì, infatti, una serie di raccolta degli oli usati, e quella è la soluzione migliore, perché si va a eliminare un rifiuto e a produrre una materia seconda prima, perché a questo punto noi andiamo, una volta ovviamente purificato, fatto decantare e purificato, l'olio di frittura è perfetto per essere bruciato nei nostri motori, anche perché è arricchito già di suo dall'ossigeno, essendo un olio ossidato, contiene già l'ossigeno all'interno della struttura chimica, e quindi anche la combustione avviene in maniera ancora più efficiente ed efficace.
con produzione inferiore di NOx e questo quindi può essere un utilizzo già diretto. E voglio portare comunque all'attenzione delle persone che possono utilizzare soprattutto nei vecchi diesel, nei trattori, anche lasciando perdere i veicoli magari che vanno in strada, l'utilizzo proprio di olio tal quale, appunto questo che può essere proveniente dalla frittura, o anche oli scaduti che vengono buttati, anche quelli lì sono oli perfetti, nuovi, però avendo superato la data di scadenza a livello alimentare devono essere buttati, non si possono utilizzare. Invece l'utilizzo dei motori è assolutamente fattibile. Quindi ci sono tante filiere di nicchia e anche non solo proprio di nicchia che possono risultare molto positive nel non utilizzare combustibili fossili, utilizzare invece una risorsa attiva, funzionale e che non danneggia il motore nelle giuste quantità, come appunto spiego poi nel libro. È tutta una questione di quantità, di temperatura, ci sono delle caratteristiche ovviamente un po' diverse fra l'olio e il gasolio, però l'olio brucia benissimo nei nostri motori, fatta ovviamente nella maniera giusta, se no rischiamo di danneggiare il motore. Grazie Roy, un'ultima domanda molto pratica. Allora, il tuo libro si può acquistare su terranuovalibri.it, però tu hai anche un sito, hai anche un circuito di informazione sempre aggiornata. Ci puoi dire qualcosa di più su questo, così almeno le persone possono andare subito a approfondire? Certamente. Allora, io sono l'amministratore e il fondatore di energeticambiente.it, che è un forum di discussione dove si è parlato tantissimo di biocarburanti, ma si parla di tutte le tecnologie rinnovabili, sia quelle più datate, anche del classico fotovoltaico, a invece le tecnologie un po' più particolari, quali appunto i biocarburanti, la fusione fredda e tutte quelle tecnologie innovative, e ce ne sono veramente tante, che spesso non hanno il giusto spazio nei media tradizionali e che invece nel forum Energetica Ambiente trovano ampio spazio di discussione, trovando sia, diciamo, la parte di professionisti e tecnici che ne sanno di più, e proprio anche una pletora di persone comuni che vengono lì a informarsi, a portare le loro idee. È una piazza che nasce dal basso, dove si trova dal professionista all'utente comune, che può portare molta informazione di base e tecnica veramente un po' a tutti. Allora, grazie Roy di esserci venuto a trovare Alzana, è stato anche bello rivedersi, guardarsi negli occhi dopo tanto tempo, e in bocca al lupo per il tuo lavoro, e forse ci sarà presto, anzi sicuramente ci sarà presto un nuovo articolo già sul numero di dicembre. Non anticipiamo l'argomento per creare un po' di suspense. Molto particolare. e grazie di questo tuo lavoro, che è veramente importante per porre l'attenzione su questi temi che possono fare la differenza, no? Insieme a tanti altri. Sì. Ti ringrazio a voi e a tutti quanti, e seguiteci perché ne sentirete delle belle, ne leggerete delle belle. Ciao.